Bella ragazzi e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi con un video che vi volevo portare già da un po' di tempo. È un video diverso dal solito, non è un gioco, è un video su In Segreto, il sito che presumo molti di voi conosceranno già, appunto quello in cui possiamo leggere i segreti delle persone. Quindi andrò a leggervi quelli più divertenti che scorrendo magari troverò, quindi un video insomma divertente. Prima di iniziare il video ragazzi volevo ringraziare pubblicamente Isabella, che è la designer che mi ha fatto la grafica nuova che avete visto sul canale, la grafica nuova che potete trovare sulla pagina Facebook, e anche le cornici che sto usando ora me le ha fatte sempre lei, quindi volevo ringraziarla. Sotto trovate il link della sua pagina Facebook, quindi se anche voi volete essere fatti una grafica oppure anche un disegno da mettere sulla vostra maglietta, o anche un disegno che vi volete tenere in camera, insomma un banner, un avatar, potete trovare tutto nella sua pagina, quindi sotto in descrizione trovate la sua pagina, passateci mi raccomando. Ok ragazzi, ora iniziamo il video e andiamo a leggere i segreti più divertenti che trovo, tra cui il primo è proprio questo qui che già ho letto poc'anzi prima di iniziare il video e mi stavo facendo due risate, ed è questo: uomo di 16 anni. Il mio segreto è che sono narcisista. Passo ore a guardarmi allo specchio, mi aggiusto i capelli, ho il viso in generale. Fisso il mio corpo in maniera quasi maniacale. A volte mi masturbo su foto di me stesso nudo, o più raramente davanti allo specchio. Una volta ero perfino arrivato a limonare il mio stesso riflesso. Cioè, ragazzi, questo sta sotto. Cioè, sta veramente male. Uno che arriva a limonare il suo stesso riflesso, per me andrebbe veramente preso e rinchiuso in un manicomio. Comunque volevo leggere se c'è qualche commento divertente. Il narcisismo non è una bella cosa, vedi? Forse andare da uno psicologo o qualcosa del genere potrebbe aiutarti. Infatti, quello che penso anch'io. Allora, fatti clonare e spostati con te stesso. E mi raccomando, mai stazionare in prossimità di specchi d'acqua profondi. Ragazzi, i commenti sono stupendi. Ok ragazzi, ecco il secondo segreto che vi porto. Donna di 16 anni. Ho fatto sparire un gioco per il DS di mio cugino solo perché i suoi Pokémon erano più potenti dei miei. Vabbè ragazzi, in questo caso, sinceramente, come darle torto? Chiunque di voi abbia giocato ai Pokémon sa benissimo che avere soprattutto un parente, un amico, un cugino che ha i Pokémon più potenti dei tuoi fa rosicare. Poi diciamo, vista l'età, 16 anni, è normalissimo. E quindi diciamo che il gesto lo posso capire, non lo posso giustificare, però lo posso capire. Ok ragazzi, ecco il terzo segreto. Uomo di 16 anni. Il mio segreto è che ho più di una ragazza, ma riesco a fare il doppio gioco con tutte. Già per questo, bravo. Sono bello, alto come piace alle donne e un pene lungo 25 cm, quindi se neanche misurato. Si è sparsa la voce in giro per il paese ed ora vanno tutte pazze di me inviando, staccato mi, però sarebbe inviandomi, foto intime ed uscite. Ora, diciamo che, ragazzo mio, se è veramente così non saresti a perdere tempo su In Segreto a scriverlo, ma saresti in giro a trombartele tutte. Comunque ragazzi, la cosa più bella è che voglio leggere i commenti che le hanno lasciato. Vediamo. È sempre bello giocare a The Sims, infatti. Bravo, buon biscottino. Oppure, usa meno la fantasia e più cervello, troietta. Ok ragazzi, direi che c'è un po' di senso generale. Come non l'ho creduto io, mi sa che nessuno li sta credendo. Comunque, si è preso il suo momento di gloria e di celebrità scrivendo una stronzata del genere su In Segreto. Comunque, passiamo al quarto segreto. Ok ragazzi, ecco c'è il quarto segreto. Donna di 23 anni. Sta per nascere il mio secondo figlio e ho una paura tremenda che sia mulatto e che mio marito mi lasci. L'ho tradito ripetutamente con il nostro amico d'infanzia nigeriano. Quindi ragazzi, direi che a questa bravissima ragazza di 23 anni piace il gelato al cioccolato, dolce un po' salato, e non se l'è lasciato sfuggire. Vediamo i commenti, che cosa dicono. Secondo me hai tradito anche il tuo amico nigeriano, ripensaci se ti esce di colore. Cinese. Cazzi tuoi in tutti i sensi, questa è epica.
Ok ragazzi, questo è l'altro segreto. Allora, uomo di 17 anni, sono fidanzato con una ragazza bellissima e dolce. Il segreto? Sono gay e lo uso per far colpo con suo fratello. Cioè ragazzi, certo, perché questa è una tattica veramente, veramente geniale. Cioè dovete capire che sicuramente tuo, tra virgolette, cognato si metta con te dopo che tu sei fidanzato con la sorella. Quindi se vedrai mai questo video ti do il consiglio: lascia immediatamente quella ragazza e non usare questa tattica, perché tuo cognato così non ti cagherà manco di striscio. Ok ragazzi, ecco il prossimo segreto. Donna di 15 anni. Ho la vagina pelosa, non l'ho mai depilata perché ho paura di tagliarmi, però la sfoltisco con le forbici. Infatti ho paura di fidanzarmi perché credo che nessun ragazzo l'accetterebbe. Fa schifo anche a me. Ok, io direi che l'accetterebbe dovrebbe prendere proprio questa frase, usarla nel vero senso, ossia prendere un'accetta e depilarsi. Cioè, figlia mia, ok, va bene tutto, però ogni tanto esistono le creme depilatorie, esiste appunto il rasoio, esistono le cerette. Cioè, cazzo, vai da un estetista, vai da qualcuno e fatti aiutare. Ok, ecco il prossimo segreto. Donna di 14 anni. A 11 anni ho iniziato a fumare e adesso fumo ancora. Che adesso ne ha 14, è più grande. Il segreto? I miei genitori non lo sanno, credono che sia una brava ragazza. Invece fumo, mi faccio cannoni e tra un po' scoperò. Si è dimenticata l'accento, quindi magari si vede che non ha molto tempo per andare a scuola. Spero che i miei amici non vadano a dirlo ai miei come mi hanno giurato di fare. Io se fossi un tuo amico invece lo andrei a dire subito ai tuoi, perché sinceramente a 14 anni scrivere questa cosa, se realmente a 14 anni, è schifoso. E non voglio immaginare a 18 anni in quale bel giro si troverà. Ok, prossimo segreto. Allora, donna di 24 anni. Quando avevo 15 anni mi sono guardata il mio primo porno. Il segreto è che non ero da sola ma con mio cugino, quindi anche in famiglia, e io eccitata gli ho toccato il pene. E lui, molto felice, ovviamente, mi portò in camera e abbiamo fatto sesso. Mi vergogno di averlo fatto già a quell'età. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila. Ma io gli vorrei dire: anziché pensare all'età in cui hai fatto sesso, io mi vergognerei di averlo fatto con mio cugino, perché questo, oltre ad essere una schifezza, è anche incesto. E se il buongiorno si vede dal mattino, non voglio immaginare questa a 24 anni che cazzo combina. Quindi qualcuno le dovrebbe far capire che se si chiama cugino è perché c'è un legame di parentela, di sangue, quindi queste cose non andrebbero fatte. Allora, ecco qui ragazzi, prossimo segreto. Donna di 23 anni. Non mangio spesso il pesce perché mi ricorda troppo l'odore della mia cosa quando sono eccitata. Ok ragazzi, allora io qui direi che c'è un problema di fondo, perché se la tua cosa eccitata puzza di pesce, significa che l'igiene personale non c'è. Quindi io le consiglierei un bel bidet, magari un bel detergente intimo, e vedrai che la puzza di pesce non si sente più, ma avrà un buon odore. Quindi fate conoscere a questa ragazza l'igiene intima. Ok ragazzi, ecco il prossimo segreto. Donna di 17 anni. Quando non riesco a fare la cacca, la tiro fuori con un dito dal culo. Non potete immaginare quanto sia rilassante e liberatorio. Provare per credere. What the fuck? Ok, io sinceramente mi fido. Io mi fido della sua parola. Non voglio provare per credere. Mi fido della sua parola, però non voglio immaginare dopo le dita che buon odore, che buon profumino avranno. Che ragazzi, ecco il prossimo segreto. Uomo di 18 anni. Una volta ad una festicciola con amici mi sono ubriacato di brutto. Stavo malissimo. Il giorno dopo sono dovuto andare all'ospedale con un'arancia intera nell'ano. Cioè, io vorrei sapere questa che cazzo di festa ha partecipato. Cioè ragazzi, è nato il giorno dopo e mangiato in ospedale con un'arancia su per il culo. E l'hanno dovuto estrarre. Io non so questo. Ragazzi, sarà un vegano convinto, quindi va praticamente a questi tipi di feste molto strane. Ok ragazzi, questo è l'ultimo segreto per questo primo episodio. Uomo di 18 anni. Una sera in discoteca ho preso un mio amico da dietro e gli davo le botte come se lo trombassi e lo spingevo addosso a una ragazza. Cosa c'è di bello? Che quello non era un mio amico, avevo sbagliato persona. Questo si gira e mi sorride: aiuto. Ora, io non vorrei essere in questo ragazzo di 18 anni, soprattutto se magari questo ragazzo era magari alto, tipo un armadio, perché a quest'ora penso che stia ancora usando dei prodotti per il bruciore anale.
perché ovviamente se ti sorride vuol dire che ci sta, quindi non lo invidio proprio questo ragazzo. Ok ragazzi, io spero che questo primo episodio di Segreto, che era già da tantissimo tempo che vi volevo portare, vi sia piaciuto. Spero che vi faccia divertire leggere insomma i segreti. Se volete che prosegua la serie, fatemelo sapere, quindi magari lasciate un like per farmi capire che vi è piaciuto. Se volete commentate dicendomi magari che il video vi piace, che la serie vi piace di Segreto, condividete e soprattutto mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ok, qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!